Ma c'è un'altra notizia, metà buona, metà cattiva, non c'entra con la telefonia, ma è Sorgenia, è la corrente elettrica. Questa Sorgenia cosa ha fatto? Ha praticamente rovinato un barista. Perché? Del nostro territorio. Perché gli ha sparato delle bollette così forti, così esagerate. Questo consumava 10, gli hanno messo 100, 2000 di consumo, quindi decine di migliaia di euro che lui non ha pagato. Quindi cosa hanno fatto questi malefici? Gli hanno tolto il servizio, gli hanno tolto la corrente elettrica. Voi pensate un po', un bar senza corrente elettrica, senza frigoriferi, macchina da caffè, praticamente sono stati la bellezza di 4 mesi che questo signore ha dovuto chiudere, perciò ha perso tutti i prodotti che aveva, ha perso la clientela, praticamente l'hanno rovinato. Lui cosa ha fatto? Giustamente, è un caso citato anche in tutti i siti, eh? Io qui leggo da newsfood.com, viene citato il caso Sorgenia truffa sistematicamente gli utenti, punto di domanda, ricorso all'antitrust, e raccontano i vari casi di turlupinature somministrate ai clienti. Questo è uno dei casi più clamorosi. Ma questo signore cosa ha fatto? Li ha denunciati, ha vinto 2 cause in tribunale contro Sorgenia. E Sorgenia cosa ha fatto? Non ha pagato neanche un centesimo, pur essendo stata condannata nella causa A, nella causa B, come il caso precedente di Telecom, ma qui gli importi sono pesanti. Questi se ne sono fregati, se ne continuano a fregare. Adesso questo signore dovrà fare una terza causa perché venga emesso un decreto ingiuntivo per andare a sequestrare, a pignorare, non so che cosa, gli sgabelli della sede di Sorgenia per pagare il danno creato a questo signore, a questo barista rovinato da questa gente. Quindi amici, state attenti a migrare, a lasciare la strada vecchia per la nuova, perché questo signore ci ha lasciato veramente le penne, non la vita, ma l'attività, i soldi, la salute, la tranquillità.